con l'ultimo arrivato in casa bianconera, Carlo Manicone, nuovo attaccante della Pianese. Carlo, pochi giorni fa è arrivata l'ufficializzazione a parte della FIFA, sei un nuovo giocatore della Pianese, terzo impegno domani contro l'Albino Leffe. Come valuti questo percorso della Pianese fino a questo momento? Prima di tutto devo dire che sono molto contento di essere qua. Per giocarmi qui le mie carte e cercare di dare una mano alla squadra per la salvezza. Fino a questo momento diciamo che la squadra sta cercando di fare tutto il massimo per raggiungere questa salvezza, e domenica ci sarà un'altra gara fondamentale, tre punti importanti, ma sono sicuro che la squadra sa bene quello che deve fare per poter raggiungere l'obiettivo. Senti, quali sono le tue caratteristiche? Io sono una prima punta centrale che mi piace giocare anche di reparto, quindi anche a due, soprattutto a due preferisco. E sono bravo a venire incontro e attaccare la profondità. Uno dei miei punti di forza è i movimenti dentro l'area per liberarmi dai difensori e fare gol. Senti, te provieni dal Bisceglie, hai disputato questa prima parte di campionato, la differenza c'è tra il girone C e quello il nostro, della Pianese, il girone A? Sicuramente nel girone A si cerca di giocare un po' di più a calcio, perché prima di tutto perché i campi lo permettono. E comunque l'idea è quella di cercare maggiormente il fraseggio palla a terra, mentre nel girone sud certe volte si cerca di più la palla lunga, è comunque un girone molto, penso, molto più fisico, perché ci sono molte squadre che cercano soprattutto giocatori con caratteristiche più per quel tipo di gioco. Senti, in questi primi giorni a Piancastagnaio, come ti trovi nel paese con la squadra? Allora, devo dire che mi trovo molto bene, un gruppo sano, giovane, che ha voglia di lavorare, e questo aiuta molto, e soprattutto per i nuovi arrivati. Poi ho avuto la fortuna di conoscere già un paio di giocatori che mi hanno aiutato nell'ambientamento, e quindi per questo sono contento. Senti, c'è un giocatore a cui ti ispiri in particolare modo? Allora, diciamo che il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic, però ora come ora mi piacciono molto Lautaro Martinez e Ciro Immobile.